I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Ci siamo, buonasera, ben sintonizzati ovviamente come tutte le sere, come tutte le mattine, come tutti i pomeriggi qui sulla nostra rete, ovvero 7 Gold, ma è una serata speriamo speciale, speriamo fortunata perché siamo martedì, quindi serata di estrazione, tra pochissimo entreremo nel vivo, nona estrazione di questo nuovo mese, maggio, ma nonché anche la prima della settimana, quindi vedremo che cosa succederà, come spesso dice Lio, che saluto perché dall'altra parte come voi i numeri non hanno memoria e vedremo se invece un po' di memoria ce l'hanno questa sera. Saluto di nuovo ancora e gli do il benvenuto perché ci siamo salutati nel pomeriggio in diretta con tutti quanti voi. Marco, ben ritrovato! Ciao Sheila, intanto Lio mi sta già scrivendo, quindi ne approfitto per salutarlo. È qui con me collegato mezzo WhatsApp. Sta per iniziare la nona estrazione del mese. Ci siamo lasciati, insomma, poche ore fa parlando di quelle che rimangono le attese più importanti, ovvero tutto ruota anche questa sera intorno al numero 9, al numero 90, speriamo ancora insieme, e alla figura 9. Questo è ampiamente raccontato in questi giorni, però prima di iniziare, tanto ancora c'è mezza ruota per poter appunto affrontare questa nona estrazione del mese, diamo un'occhiata perché sabato il 9 e 90 è tornato. Io devo ringraziare le veramente tantissime, tantissime persone che hanno inviato, devo dire anche in forma estremamente simpatica, vi siete attrezzati di cacchette varie. Insomma, il 9 e 90 era particolarmente atteso. Avevamo detto che dopo la seconda parte del mese, secondo noi, due volte lo portavamo a casa. Una è già bello che è andato, non solo 9 e 90 al primo, al secondo, al terzo, secco in terzina, appunto su ruota, parliamo della nazionale, ma c'è anche un fantastico ambo eterno al secondo colpo, perché sapete che c'era il 90-15, che era poi il 15-75 come ambo di somma 90 da abbinare, e avete fatto il terno, eccolo qua, 9-15-90. Questa giocata l'abbiamo commentata proprio in questi giorni perché vale migliaia di euro, però anche solo l'ambo 9-90 che è stato super regalato. Allora, adesso sì, perché una ruota e mezza la vedo, ricordo 9, figura 9, 90 e ancora gli elementi vertibili che sappiamo essere la caratteristica del mese di maggio. In bocca al lupo, partiamo! Grazie Marco, allora prendo la parola e iniziamo ad entrare proprio nel vivo con tutto il pubblico di Casalotto. Dove andiamo? Oh, giochiamo in casa, quindi andiamo a Milano con i primi 5 numeri di questa sera. 43, 11, 27, 63, 63 e 81. Questa era la ruota che ha aperto, ricordiamo, la nona Guarda, ti estrazione. fermo un secondo perché intanto partiamo non bene, benissimo, perché qui Oh. c'è un ambo su ruota ed è proprio il 27-63 che è un ambo di figura 9 e di somma 90. Ma avrete notato, quindi adesso Lio sta guardando esatto se anche col gioco dell'81, che sappiamo essere prioritario il lotto segreto, magari c'è il terno, ma il 27-63 c'è entrato in pieno. Però ricordiamocelo intanto, prima ruota la lasciamo lì, adesso andiamo avanti. Quel 27, 63 e 81 è un terno di figura 9. C'è dentro una somma 90, quindi abbiamo un risultato e una prima possibilità che vale per tutti e due, ma vediamo insomma cos'altro arriva. A te. Allora, per scoprirlo dobbiamo soltanto andare avanti. Napoli, Napoli 68-68, primo estratto.
44 53 72 72 e 43. Questa è la seconda ruota che ha già sortito i numeri. Da Napoli saliamo e andiamo a Genova. Scopriamo altri numeri. 19, primo estratto per Genova. 48. 28. 14. E 41. Allora, mini interruzione, altro bellissimo risultato, non è figura 9, non è 9, non è 90, ma è un altro vertibile preso in pieno dal Firenze-Genova ed è il 14-41 al solo secondo colpo di gioco. Sapete che oggi tra i più attesi c'era il 14-41 e poi continua a gironzolare quel 18-81, insomma, di figura 9 che ha un'altra valenza. Abbiamo già vinto in due riprese proprio il vertibile 27-72 che rivediamo, insomma, scorporato tra Milano-Napoli, ma era già arrivato. Altre ruote in arrivo, sto zitto, a te. Va bene, allora io attendo comunicazione dalla regia. Bari, 41, primo estratto. Numeretto 2. 80, 8, 0. 51. 56, questa era Bari, quindi quarta ruota. Allora, scusa l'interruzione perché io mi stavo ricordando che abbiamo al primo colpo di gioco, proprio sulla ruota singola, quindi era lo speciale Milano di oggi, dove c'era il gemello 77 che non è arrivato, ma proprio l'11 e il 27, quindi potrebbe arrivare, non potrebbe arrivare, è arrivato Lambo, potrebbe arrivare, arriveranno degli scontrini sicuramente in terzina e anche in quartina, ma è su ruota unica, perché è proprio lo speciale, quello che finisce col 9-4, così ci siamo capiti che proprio lui vi ha portato questa mattina, ieri sera, ieri pomeriggio, ha dato a Milano un ambo su ruota, ruota unica sui tre, massimo quattro numeri ed è sicuramente un ottimo risultato. Andiamo avanti. Proseguiamo la lettura delle ruote e allora scendiamo, ma scendiamo proprio nello stivale perché andiamo a Palermo. 55, 19, 43. 67, 67 e 78, 78, questa era Palermo. Io tengo di nuovo la parola perché proseguiamo e sta arrivando Torino. E allora scopriamoli con voi questi 5 numeri di questa ruota. Torino 54, numeretto 4, 50, 50. 20, 2, 0 e 71, 7, 1. Questa era Torino. L'ultima ruota della nostra griglia estrazionale, Venezia. 58. Numeretto 4. 54. 85 e 80. Questa era Venezia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruote all'appello. Come sempre mancano, insomma, le ultime 4. Anche oggi sono molto in attesa la ruota di Cagliari e quella di Firenze, dove sapete abbiamo il 90 al primo colpo. Allora, intanto io mi ricordo anche un altro bellissimo vertibile. Siamo alla ruota di Venezia, dal Bari Venezia, ed è il 58-85. È un numero molto particolare, soprattutto l'85, lo sapete, ne parlavamo anche oggi. Allora, attenzione perché noi stiamo lavorando proprio sulla ruota di Milano, quindi cercheremo di tradurre in condizione unica quel bellissimo terno di figura 9, dove all'interno riconosciamo anche un ambo di somma 90 molto particolare. Vediamo se le ruote più importanti ci premiano, magari anche la nazionale con la ripresa, lo dicevi in apertura, i numeri non hanno memoria, sicuramente, insomma, arriviamo da un'estrazione meravigliosa che è stata quella di sabato, vediamo cosa succede, dei risultati ci sono, perché insomma anche al primo colpo su Milano, insomma, il risultato è interessante, e intanto torno a chiacchierare con Lio perché vedo un'altra
mezza ruota, vediamo cosa arriva. A te. Vediamo qual è la prossima ruota, ne mancano quattro, andiamo nella capitale. Ciao Fabio Galetti, che è il nostro direttore di Lotto Corriere. 84, primo numero. 57. 82. 17. E 68, 68. Terminata la ruota di Roma, vediamo se sta arrivando anche la prossima ruota. Lio, andiamo nella tua ruota preferita, che è quella di Cagliari, e qua sgoccioliamo perché mancano veramente proprio pochissime ruote ormai. 69, 69, 23, 49, 40 e 33, 33. Ogni tanto uso dei termini che credo siano solo nel mio vocabolario. Perfetto, perfetto. Cos'è che allora, ho detto? Guarda, ti interrompo perché tanto cosa hai detto prima? Sgoccioliamo, no, snoccioliamo. No, non lo so, ma poi ho detto anche qualcos'altro. Ma sì, ma va bene. Allora, intanto ti interrompo un secondo perché allora io non so se adesso arriverà la ruota di Firenze, però io vedo la nazionale, la vedo iniziare, quindi forse vediamo la nazionale. Firenze ancora non è arrivata, mi confermano quindi che c'è la nazionale. Adesso l'andiamo a vedere. Volevo ricordare, insomma, ecco, intanto che la regia ovviamente trascrive il tutto, il 40 e 49, invece siamo all'interno del gioco dei radicali, è sicuramente un piccolo risultato. Quelli più importanti rimangono il 14 41, il 58 85 e, bellissimo, a Milano l'11 27 su ruota al primo colpo di gioco, poi gli scontrini li vediamo, e anche quel 27 63 che sicuramente qualcuno ha vinto con l'81, perché quello è un terno di figura 9. Vediamo la ruota nazionale e io intanto concludo, perché io e Lio siamo rimasti lì fermi a Milano, perché da quel terno si può andare avanti molto bene proprio sul gioco del 9,90 e figura 9. Si è ripresa? Cosa sgoccioliamo? No, ma poi quello che ho detto anche dopo, nazionale, e ogni tanto ci si può mangiare le parole. 45 è la fame, è l'appetito, c'è, cioè. 69, 69, 84, 66, 66 e 49. Questa era la decima ruota nazionale, l'undicesima la vediamo, manca ancora Firenze, la teniamo lì accantonata veramente per poco. Io credo che Marco, guarda, quando sì, chiude il cappuccio della penna, ci siamo. Cioè, ma devo dire molto gentile anche la nazionale, che è poi stata la protagonista del 9,90 nella scorsa. Certo, poteva arrivare. Manca Firenze, speriamo. Firenze, oltretutto, noi ce l'abbiamo proprio al primo colpo di gioco, ma la nazionale ci dà un 66-69. Allora, io appoggio l'Io, poi appena arriva la ruota, come sempre andiamo avanti, sono pronto ad aggiornare, perché parleremo di una sola ruota, che è Milano, quindi ruota singola. Lambata 90 la proviamo tutti. C'è un ambo e un terno molto particolari. Quella che stiamo vivendo è appunto la nona estrazione del mese, abbiamo dei risultati, è un'estrazione molto particolare, avrete notato alcuni elementi di figura 9, a parte il terno della ruota di Milano ci sono ancora in giro altri numeri interessanti. Rimaniamo compatti e concentrati su quello che è il gioco del 90, che voglio ricordare comunque lo abbiamo già vinto 6 volte. Il 9 manca invece all'appello, perché è uscito solo 2 volte. C'è da dire che sabato si sono anche avvicinati, quindi insomma il 9,90 alla nazionale è stata una bellissima sorpresa. Allora io vado a giorno e torno, vi anticipo che a Milano abbiamo preparato un ambo e un terno con il gioco del 90, ma c'è anche un ambo, è solo su una ruota, poi magari ve lo dico dopo, proprio con il numeretto 9. E adesso vado. Ciao. Vai, anche perché quando Marco va a giorno e torna, la tempistica ormai, insomma, la sapete, non è veramente tanta, è poco meno di un minuto, ritornerà qua con me. Non lo so come mai, giuro che non ho fatto nessun aperitivo prima di tornare qua in studio. Tornerà qui con me e soprattutto però con voi. Allora, nuovo aggiornamento che in questo momento, quando... Ok, no, sta discutendo col telefono, ecco. Finito. Infatti... Non funziona. Ah, ecco. Scusa, ti passo davanti. Vai. Faccio così. C'è qualche problema tecnico, ma è sempre il bello della diretta, può succedere. Risolto. Va bene, ha preso in mano il telefono, risolvibile assolutamente tutto. Che bello, stasera va così. Molto bene.
Allora, intanto è in cabina Marco. Ok, sta cercando di gestire la situazione, quindi tra pochissimo comunque ci sarà. Ci sarà e sarà disponibile il nuovo aggiornamento, quindi nuovi contenuti per l'estrazione prossima. Manca una ruota, manca quella di Firenze, ma evidentemente, come spesso accade, i nostri esperti si sono basati comunque sulle altre ruote. Ricordo sempre che loro si concentrano e lavorano su base statistica, quindi si confrontano sempre quando poi l'esperto fisicamente che qua in studio va a registrare, c'è la conferma e l'accordo ovviamente di tutte e due. Grazie alla tecnologia c'è WhatsApp e quindi è l'unico mezzo che possono collegarsi in diretta, proprio live, quando noi siamo qua in studio. Credo che Marco ci sia riuscito, perché sento che sta parlando e sento i vari abbinamenti e le ruote, che come sempre sono veramente pochi, mirati e concentrati. Ho sentito un ciao, quindi vuol dire che adesso torna qui con me, e allora aspettiamo soltanto dalla regia, che speriamo che poi sia tutto a posto e potete, se volete, già iniziare a chiamare. No, vedo che non esce ancora dalla cabina, forse vuole controllare se tutto effettivamente è andato a buon fine, ma credo di sì. No, mi sa che stasera tra tutti e due ci deve essere un'aria strana. No, ma l'ultima volta che ho fatto la cosa che adesso racconto, la gente si ricorderà che abbiamo vinto al primo colpo. Io sembra, non la so, non sembra c'ero. Sembra una minchiata. Non allora, c'ero io. Questo è ovviamente il mio telefono, lì dentro c'è un telefono, qualcuno mette in dubbio. Sono uscito perché non c'era la linea del telefono interno. Ok, l'hai ovvio. Fatto dal tuo cellulare. Ho usato il mio giusto. Cellulare, appunto, insomma, la gente capisce le dinamiche di che cosa vuol dire registrare su un computer, una macchina, insomma... È già successa sta roba, stavo ridendo da solo perché io avevo in mano l'abitudine, il mio telefono, quando tu finisci insomma il contenuto devi confermare, poi sì, aspettare, sì. Ok, io confermavo sul telefono rotto dentro. Non ci credo. Sì, ma non è la prima volta, no, sono di là che stanno ascoltando, se tutto è andato a buon fine, sicuramente. E dicevi che quella volta lì che sì, accadde questo, sì, era è successo, sì, ok. Perché non è una roba che capita spesso, no. O se tu sai che lo stai facendo dal cellulare perché c'è un problema, confermi da lì. E mi ha ricordato un flashback sta roba. Allora, torniamo a noi, intanto ancora la ruota di Firenze manca, la vediamo tra poco, quindi poi quella appena arriva ovviamente la andiamo a vedere insieme. Estrazione al momento, vabbè, sicuramente meno interessante del 9,90, ma è comunque una buona estrazione perché ci sono dei risultati, c'è un primo colpo su ruota, quindi sicuramente soddisfazione, l'ok è arrivato, però prima di correre di là, quindi poi andiamo a vedere qual è il portale, io vi devo sottolineare che ci stiamo avvicinando ormai alla fine del mese, perché saremo alla decima estrazione con giovedì e poi si arriva a giovedì prossimo, quindi in realtà non ne mancano molte ed è tutto molto concentrato. Questo è il momento di non abbandonare il mese di maggio con quella che è la traiettoria che abbiamo seguito. Allora, io inizio a dirvelo, è insomma un po' difficile che io vada ad eclissare il gioco del 90, dobbiamo usare molto di più il 9. Allora, lo sono due elementi, quindi il 9, la figura 9 e il 90, che entro fine mese daranno ancora tanto. Noi adesso parleremo di un ambo secco con il 9, ed è su una sola ruota, non ve la dico, mentre c'è un ambo e un terno col 90 a Milano. Allora, un ambo, un terno a Milano, un euro, due abbiamo giocato. Se avete vinto questa sera qualcosina, tantissimo sabato, fate molta attenzione a quell'ambo col 9, perché è una ruota molto particolare. Andiamo in redazione, venite con me. Eccoci. Allora, massima attenzione, sicuramente estrazione meno importante rispetto a quella di sabato, ma poi vedete che arrivano, non è che passano i mesi per quanto riguarda i risultati. Noi avevamo iniziato questo mese con un 5,90 meraviglioso sulla ruota di Venezia, subito al primo colpo, poi il 28,90, gli 89,90, insomma, lo sapete bene, avevano già risposto la nazionale, ci aveva fatto vincere il 72, il 77, tutti e due abbinati al 90. Arriviamo a sabato, dove c'è il 9,90 per tutti, il 9,15,90
all'interno non è che sono minchiate, insomma, sono i risultati di questi pochi giorni che abbiamo vissuto del mese di maggio. E vi ricordo che 2,5 estrazioni non abbiamo fatto un granché, anche nulla, e quindi era andata male. Ci sta l'estrazione brutta, poi arriva quella bella, insomma, è il gioco dell'otto. Non potranno mai essere né solo brutte né sempre solo belle, però i consigli che arrivano da parte mia e di Lio, che sono sempre stringati, sono minimi, poi come vedete vi danno grande gioia. Un conto è giocare delle pagine di numeri, un conto è avere una dritta, provare con quella che non è sinonimo di garanzia assoluta, no, grande passione trasferita a voi con estrema semplicità, poi se arrivano va bene, avevate giocato solo il 9,90, anzi un ambo e un terno, quindi era stato vinto anche due volte. Allora, per giovedì, massima attenzione, Milano una ruota, 90, un ambo, un terno, un euro di ambo, un euro di terno, ci proviamo dal terno di figura 9, questa roba qua, 27, 63, 81, moscerino, esce davvero qualcosa di particolare. E poi troverete, non ve lo dico, siamo un po' più su, dai, vi do un'indicazione, un ambo secco col 9. Su questo, se ce la fate, massima attenzione, perché il 9 è il vero protagonista di fine mese. Figura 9 e 90 ne abbiamo già avuti, ma il 9 ci deve ancora sorprendere, e quell'ambo qui può essere quello giusto. Tasto 3, vi aspetto nell'89 22 77. Siate veloci. Jungle, there's a big orangutan. His eyes are dripping red blood. The furry zombies are broke. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Blade, my laser Chris is the definitive mortal kiss. But I'm gonna cut off his head, then I'll finally go to sleep in bed. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Sometimes so lazy, my orangutan seems so crazy. So I'm gonna break up his neck, then run away and never come back. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Oh boy, the best team I ever seen.
Eccoci. Allora, abbiamo scoperto come mai c'era un intoppo nella cabina. Era la ciabatta, insomma, nel telefono messa non inserita bene. La spina staccata, Spina quasi staccata. Firenze però ci mancava per chiudere la nona estrazione di questo mese di maggio. E allora Firenze, eccola. E poi abbiamo ancora qualche minuto, che credo che tu possa andare di là, fai devo in tempo. Devo andare di là. Allora, di 19, corsa. 12, 70, 7, 0, 62, 6, 2, l'ultimo numero che è il 33, 33, ecco qua, chiudiamo l'estrazione, 4 minuti e mezzo, devi rientrare qualche secondo prima, Marco, quindi sì, vai. Sì, devo lanciare un piccolo messaggio personale via la porta, guarda, sei proprio un pirla, ecco, mi hai sentito, sì? Allora, andiamo avanti, tornando in redazione, allora ne approfitto, beh, era gentile. No, ti hai beccato un pirla, Gianni. No, lo sa, così. Lo sa lui perché, insomma, mi stava scherzando. Torniamo, in senso pratico e buono. È rosso! Sta bene, andiamo in redazione, torniamo a parlare di questo 9 e di questo 90. Devo dare un'anticipazione, lui l'ha capita. Devo dare un'anticipazione perché non ci saranno aggiornamenti, quindi ve lo dico perché so che molte amiche aspettano il dopo estrazione. No, rimaniamo concentrati sul 90 di Milano e Lambo col 9. Mi avete visto scrivere, stavo parlando con Lio che mi ha ridato conferma. Vi svelo un pezzettino, vi ho parlato, ecco che è ritornato il moscerino. Vi ho parlato, di, è vero che c'è, di una ruota alta. Attenzione perché siamo nel mondo dei simmetrici, il 9, il capogioco, potete capirlo. Di corsa, venite con me. Dico di peggio, sono in onda, adesso andiamo avanti, allora 89, 22, 77, eccolo che ritorna, come dicevo prima, sapete che insomma durante la diretta la gestione delle linee è complicata perché siete in tanti, insomma sono veramente tante le persone che amano sempre seguire i nostri consigli, qualche volta ci arrabbiamo perché magari non arrivano, ma poi lo sappiamo, la capacità di arrivare al risultato, spesso anche in modo molto semplice, insomma ormai credo che per Casalotto sia più che nota. Allora vado veloce perché altrimenti poi mi perdo in chiacchiere e ne dico anche troppe, ritorniamo a commentare 27 63 81 terno di figura 9 a Milano, ma noi ci interessa il 27 63 che è un ambo che avete vinto, vi ricordo l'11 27 al primo colpo su ruota unica e anche 6 su 3 numeri non è una schifezza, era col 77 che io vi ha portato, dicevo attenti perché qui il 90 è atteso, siamo ormai addirittura non d'arrivo perché abbiamo da poco superato la metà del mese, ma non è che manca poi molto per chiuderlo, un bel 90 a Milano da rischiare con un ambo interno. Poi si va su, ma non vi posso dire di più, dove il 9 è il vero protagonista. C'è solo un ambo, quindi una ruota, un ambo col 9 ed è un ambo simmetrico proprio della terzina del 9. Fate prima correre nell'89 22 77 per scoprire prima di tutto qual è l'ambo simmetrico col 9, qual è la ruota e capirete la sorpresa e avrete anche ovviamente l'ambo interno a Milano col 90. Tutto qui, non cambiamo idea e poi aspetto ancora linee e io ci ritorno. Tasto 3. Che bello è parlare al mattino con te. È bello ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Che fuoco è la luce che illumina te e splende ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Il nome tuo, oh no, io non dirò, così segreto per sempre sarà, perché in amore, oh sì, questo io so, poco si dice e molto si fa. Dua chua, dua chua wa. Che gioco è ballare nella notte con te, girando ogni istante di più, bambolina dagli occhi blu. Che sogno è dormire abbracciato con te, nuotando fra le stelle su e giù.
Allora, mentre Shaila e Marco litigano con questo moscerino che un po' va da me, un po' va da Marco, vi salutiamo. Ma pubblicità, perché torniamo, ricordatevi che c'è sempre Casalotto Continua. Che c'era una canzone, ullalla, questo è il valzer del moscerino. Ritorniamo prestissimo e riapriremo le linee per il gioco del 9 e del 90, tra poco, non andate via. No, restate qua su 7 Gold. Eccoci, bentornati in diretta. Naturalmente questi sono i 9 minuti del dopo Casalotto, quindi l'estrazione l'avevamo terminata, dobbiamo solo andare a scoprire i 6 numeri del Super Enalotto. Poi do parola a Marco naturalmente per proseguire nel parlare di lotto. Quindi vediamo se sono pronti, ma credo di sì. Ecco intanto la grafica e dovrebbero apparire i 6 numeri: 20, 38, 76, 76, 82, 84, 87, numero jolly 75, 75, numero legato al gioco Superstar 66, 66. Disarmonico, no, guardavo i quattro numeri superiori ai 45, gli altri più bassi, perché anche Super Enalotto, se non è stato vinto, io non credo in questi giorni, ne parlavamo pochi giorni fa, è altino? È bello, aveva alto. Superato i 150 milioni, spero che qualcuno li abbia vinti, ecco, e che ne faccia qualcosa di buono. E è un gioco complicatissimo, lo è il lotto nella sua semplicità, insomma Super Enalotto ha delle combinazioni straordinarie e straordinariamente complesse. Allora, perdiamo qualche secondo, perché intanto io aspetto davvero che si svuotino le linee. Non abbiamo cambiato nulla, ma chiedo alla regia se è possibile avere proprio in onda il quadro estrazionale, perché io devo farvi rivedere l'importanza della condizione. Poi, quando abbiamo vinto il 9, il 90, siamo tutti più felici e giochiamo subito. Quando per una volta non arriva, ma devo dire di no, perché avete capito l'importanza, perché poi anche questa fa la differenza. Io ogni tanto, sapete che nella mia stupidità amo ricordare e raccontare, no, come vanno le cose, perché a volte ci sono estrazioni bellissime dove magari si vince tanto o c'è la soddisfazione della vittoria, ma le
l'estrazione stessa non è che abbia poi delle condizioni così particolari, ma bisogna andare avanti. A volte non vinciamo, ma l'estrazione è meravigliosa per le condizioni. Allora, questa è stata, diciamo, mediocre sui risultati. Lo ricordo, l'11.27 a Milano è al primo colpo, è su ruota e avevate una ruota, quindi è un piccolo risultato, ma sono sicuramente decine e decine di euro che abbiamo vinto. Abbiamo parlato del 14.41, del 58.85 e del 27.63. Questi sono i risultati di questa sera. Non è tantissima roba, ma qualcosa c'è. Dicevo, fate attenzione, ritornando al 27.63, perché siamo a Milano. Milano ha dato un terno di figura 9. Ecco, questa è una caratteristica straordinaria. A parte la vincita, dedicata appunto al piccolo ambo 27.63, vedete che il quinto estratto è il numero 81. Tre numeri di figura 9 con dentro una somma 90, lo è la 27.63. Beh, massima attenzione, perché lì bisogna provarci. Poi certo, se la garanzia fosse questa, tutto è più semplice. Non è così facile, ma Milano è una ruota importante, perché ormai siamo, e la prossima sarà la decima estrazione di questo mese, lei è ruota centrale. C'è un leggero ritardo sul numero 90, anche se abbiamo ricordato, noi siamo ancora dentro la nona, noi lo abbiamo già vinto 6 volte, non è una schifezza. Mentre ad aprile, ce lo ricordiamo, è stato un mese complicatissimo sul gioco del 9.90, lo ricordavamo che non era poi così importante. Maggio ha già dato ottimi risultati, ma non ha ancora finito, anzi il meglio lo deve ancora dare, nonostante in quei 6.90 abbiamo anche vinto il 9.90, ma il 9 è uscito solo 2 volte in 9 estrazioni. Ecco perché vi sto dicendo, e io ritorno subito in redazione, che l'ambo col 9, di quelle robettine che troverete adesso all'interno del portale, è la cosa più importante. Allora, giocare l'ambo e il terno a Milano con 90 ci richiede 1 euro di ambo, 1 euro di terno. Possiamo provare anche solo Milano, quindi o la va o la spacca. L'ambo col 9, che è su una ruota ed è un ambo simmetrico, se ce la fate, qualche centesimo in più, perché quello è veramente speciale. Il 9 manca, venite con me. Bene, massima attenzione, perché qui il gioco del 9 è prioritario, ve l'ho detto perdendo tempo dallo studio, ma intanto io ho avuto tutte le linee ancora di questo portale. Ricordo tutto velocemente, 89-22-77, il vecchio ormai famoso 892-277, ha un costo contenuto, 2 euro da rete fissa, 1 in più dai cellulari, costo contenuto ma anche contenuto straordinario, nella sua, ripeto, semplicità. Non stiamo parlando di pagine, di numeri, valanghe di combinazioni, ma due robettine che meritano la vostra attenzione. Milano, dopo il terno di figura 9 con l'ambo di somma 90, usiamo l'ambata 90, la stiamo regalando, un ambo, un terno. Guardatelo poi quel terno, se n'era già parlato ed è molto atteso. E sapete che quando io e Lio usiamo gli stessi numeri, non è per carestia o penuria di numeri, ce ne sono tanti, faremmo prima a continuare a cambiarli. Quando ci ostiniamo su una roba e quella roba arriva, è un po' come il 9.90 sulla nazionale, e ostinarsi non vuol dire seguire una cosa per mesi, qualche estrazione. Bene, quei numeri lì del terno con 90 che trovate qua dentro li abbiamo già trattati, ritornano, attenti. E poi c'è l'ambo col 9, siamo in una ruota alta, è un ambo simmetrico, ma fate prima a chiamare per scoprire la ruota e l'ambo, tutto lì. Su quell'ambo, attenti, perché è molto 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 atteso. Basta, non dico più niente, avete 2 minuti e mezzo e io vi aspetto con Lio dopo il tasto 3 per l'ultima volta questa sera, nona estrazione del mese, all'utilizzo di Lotto Flash con il 9 e il 90. Bella storia, prima dal mondo, poi dalla mia memoria.
mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno, tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera. Certo, domani mattina che cosa c'è alle 9.50? C'è la replica di questa estrazione che adesso ormai l'intera puntata della diretta proprio è giunta al termine. Pochi secondi, buona serata, grazie per averci seguito e alla prossima. Marco. Io ricordo che le linee rimangono ovviamente aperte per chi lo vuole utilizzare, mi riferisco al portale, un grazie davvero ai tanti amici di Casalotto. Domattina in replica alle 9.50 e poi 14.30 puntuali, perché qui in diretta affrontiamo la decima estrazione, quella di giovedì. Ciao, grazie ancora, buona serata.